Buongiorno, mi chiamo Mario Bartiromo, ho 58 anni e insieme con mia moglie Beatrice e i nostri due figli, Martino e Livia, conduciamo questa azienda agricola che si chiama Casa Nettarina. In questa azienda agricola abbiamo animali, abbiamo galline, e polli, abbiamo degli asini, abbiamo molte api e poi anche un gatto, tre gatti e un cane. Siamo un agriturismo e agricampeggio. Siamo anche attenti da un punto di vista energetico a essere autonomi e a basso consumo. Il grosso della nostra attività comunque si ruota attorno alle api, perché siamo dei veri e propri appassionati di questo meraviglioso animale. Una parte importantissima è la didattica, perché noi pensiamo che sia importantissimo trasmettere soprattutto ai bambini amore per la natura e in particolare per le api, che hanno poi nella loro organizzazione una capacità di esempio positivo per le nuove generazioni veramente incredibile, sia come organizzazione, come aiuto reciproco che come flessibilità del lavoro. Qui è covato per colato, cioè qui dentro qui ci sono delle api e si intravede anche, se riesce a vedere, le larve di api Ah, qui. sì, le vedo. Sono di varie grandezze perché sono la regina depone quasi 1500 uova al giorno e quindi si trovano di tutte le misure. E dopo 23 giorni nasce l'ape nuova. Eccola qui la regina. È marcata le marchiamo noi con un colore perché ogni anno ha un codice diverso. Questa è bianca perché è di quest'anno. E qui c'è un'ape che sta nascendo. Riesci a vederla? Sì, Si intravede sotto sì, sì. l'opercolo, sta rosicchiando, anche qui c'è un'altra che sta proprio uscendo. Questo qui che vedete sovrapposto è il melario. Qui le api depositano tutto l'eccesso di miele, perché quello che sta qui sotto serve a loro per l'inverno. Quello che depositano qui sopra è quello che noi apicoltori preleviamo. Guardate. Questo è tutto miele. Lo vedete qui, e questo è chiuso perché loro solo quando il miele ha raggiunto meno del 18% di umidità lo chiudono, perché solo a quel punto il miele non fermenta e si conserva a lungo.